Fatica a ritrovarsi dopo la lunga sosta, il Pescara sconfitto inopinatamente sul campo della Juve Stabia, che ha fatto registrare così il primo successo interno stagionale, la settimana decisiva per il mercato che si chiude venerdì 31 gennaio, dunque venerdì prossimo alle 23. Telefoni tutti staccati dei dirigenti del Pescara, si sta stringendo per Simone Salviato, laterale destro in forza al Novara, in prestito però dal Livorno, proprietario del cartellino classe 87, 5 campionati di B alle spalle, 3 nel Livorno e 2 nel Mantova. Insomma, l'annuncio dovrebbe esserci nelle prossime ore, speriamo bene. Intanto presento gli ospiti di questo numero, che ringrazio anticipatamente. La mia destra, io già sorrido perché c'è Paolo De Carolis, mio compagno di viaggio, di tante trasmissioni in passato. Intanto salutiamoci. Sì, salutiamoci. Soprattutto salutiamo chi ci segue da casa. Complimenti. Soprattutto chi ci... per la giacca è molto bella, sì. Ma salutiamo soprattutto tutti i leoni da tastiera, come li chiami tu, tutto il popolo del web che ha parlato subito bene di te, ti ha conosciuto in profondità e ha detto che sei apallico. Apallico, poi per spiegare, alfa privativo. Sì, ma sei apallico? No, io no, assolutamente no. E allora devi subito rettificare. Poi vedremo. Intanto grazie per aver accettato il nostro invito, a Paolo De Carolis, direttore di ForzaPescara.com. Grazie a Giovanni Tontodonati, finalmente, proprio il caso di dire così. Grazie a te, Massimo. Mi hai bruciato per tanti lunedì, diciamolo chiaramente. No, vabbè, eri impegnato. Sì. Ma ti dava fregature lunedì? No, assolutamente no. Lui è un caro ragazzo, un ottimo collega. Grazie. Giovanni, novità di mercato? Non lo so, perché cioè, quando vieni qua un convegno sulla FIGC. Qui l'unico che ha notizie qui è l'iPad di Arbotti. Eccolo qui, Fernando Arbotti, sempre in ritardo, però sempre presente. Questa è la cosa più importante. Fernando, come va? Crotone-Siena 0-0? Sì, 0-0. 0-0. Novità non ce ne sono? Pare di no, no? Per quanto riguarda il mercato del Pescara in entrata?
Salviato, no? Salviato è fatta, sì, no? Salviamo qualcosa, volevi dire? Salviamo qualcosa, bella questa. Beh, saluto naturalmente anche per Paolo Marchetti, che ne sa meno di noi, mi pare, no? O quanto noi. Scusa, a proposito di mercato, tu hai delle fonti sempre privilegiate. Ma non è vero, perché non rispondono ai cellulari. C'è un amico in comune, un grandissimo. I cellulari li conoscete tutti, diciamo, molto vicino alla dirigenza, il nostro amico Giovanni Paglione, sì. Gianni, per gli amici, Auto Importa Abruzzo, insomma. Vabbè, ma facciamo la pubblicità, persone che merita pubblicità, facciamo, perché no? Però non ci sono, insomma, notizie ufficiali, mi pare, Pierpaolo, no? No, ufficiali no, c'è la trattativa di Salviato che dovrebbe essere in via di conclusione, ma insomma è sempre meglio essere cauti. Se ci fossero notizie ufficiali ci sarebbe un comunicato. È sempre meglio essere cauti. E poi per il resto francamente non lo so, perché oggi devo dire la dirigenza non è stata particolarmente collaborativa. O erano molto impegnati. È un segnale, un segnale. Vabbè, stanno lavorando. Molto impegnati. O erano affaccendati in altro, insomma. Telefoni tutti staccati, effettivamente. Almeno nelle ultime due ore. Cioè, quando la bottega è aperta, il maestro sta lavorando. Vedremo. In questo caso i telefoni spenti. Tanto oramai i giorni sono pochi, quindi. Quindi basta attendere, sì, comunque si lavora per un laterale destro, anche se ieri Ragusa ha disputato l'altro ieri, un'ottima partita, che ne pensate? Sì, è andato bene, e paradossalmente il Pescara ha avuto una flessione inspiegabile proprio quando Ragusa è stato riportato nel suo ruolo naturale, soprattutto è stato richiamato in panca, come direbbe Arbotti, allora, Caprari questo... per far entrare Ciosic. Cioè è stata una sostituzione. Beh, ma sono che... chiacchiere da bar, però. No, questa è stata una sostituzione. Sì, però saranno anche chiacchiere da bar, però queste chiacchiere da bar non hanno convinto i più, e tra i più ci stanno quelli che vanno al bar, quelli che ci devono andare, okay, e quelli che non ci però vanno. Si è assunto, ci sono anche quelli che vanno al pub e al ristorante. Sì, però c'è stata un'assunzione di responsabilità, vero Giovanni, tu eri presente in conferenza stampa da parte di Pasquale Marino, che ha detto evidentemente non ho toccato le corde giuste al gruppo nella settimana che ha preceduto questo match, no Giovanni? Sì, ha detto pure che è stata una settimana travagliata, iniziata con l'incidente, no? Sì. Di Capuano e Ciosic, poi qualche arrivo, una partenza, insomma una settimana un po' travagliata. Anche a me, come del resto a Paolo, non ha convinto la spiegazione di Marino, perché il Pescara comunque poi ha preso due gol quando Ragusa è stato tolto da quella zona di campo. Di numeri, no? I numeri dicono che quando lui ha fatto quella sostituzione il Pescara ha avuto una flessione, come diresti tu, patente. Sì, però l'ha spiegata, insomma, questa c'è significa? Una motivazione di natura tattica, questo poi andremo ad ascoltarlo, però volevo prima fare un giro di opinioni proprio sull'argomento. Rigore parato da Farelli, che Farelli, portiere del Siena, sostituito ex Lanciano, tra l'altro. Rigore d'espulsione. Farelli è subentrato e lo ha parato 0-0. Rigore ed espulsione, quindi è stato espulso chi? Il portiere naturalmente, sì. Titolare, sì. Che è? Non ricordo adesso il portiere del Siena, mi è venuto un vuoto di memoria. Con la Lamanna, Lamanna, perfetto. Quindi sempre 0-0 tra Crotone e Siena, ma Siena in 10 uomini. Su questo argomento qual è la vostra opinione? Pierpaolo e Fernando. Poi andremo ad ascoltare. Sulle scelte di Marino? Sì. Ma le scelte sono sempre opinabili e credo sia legittimo discutere civilmente quando, soprattutto quando mancano i risultati. A me più che i cambi non hanno convinto le scelte iniziali, nel senso, io Ragusa da lì non lo tolgo mai, poi magari gioca Ragusa nel suo ruolo e perdiamo 4-0, ovviamente nessuno ha la controprova, però Ragusa è il giocatore più determinante del Pescara in questa stagione. E comunque, come dire, inventare un ruolo nuovo sicuramente in un momento di emergenza, perché sostituire Balzano non era facile con l'organico a disposizione. Poteva farlo Zauri, magari con un atteggiamento un pochino più accorto. Quindi poi è stato giusto secondo te spostare un trentino d'attacco negli ultimi 20 minuti? Ti ripeto, io non avrei fatto giocare Ragusa lì e non avrei fatto giocare Caprari dall'inizio. Certo. Per una questione anche di rispetto nei confronti di chi sta lavorando comunque in questo gruppo dall'inizio della stagione. Sì. Arriva un giocatore qualsiasi, in questo caso è Caprari, ma ovviamente non è nulla di personale con lui, e dopo tre giorni si ritrova a titolare in una partita così importante. Quelli che stanno qui ad allenarsi e a lavorare da agosto probabilmente non saranno stati contentissimi, a meno che dietro questa scelta non ci sia la prospettiva di qualche partenza immediata. Ma questo io ovviamente non lo so. Che però è stata esclusa al momento, eh? Almeno a microfoni spenti, poi. Può darsi. Io ti dico la verità, poi Marino, ho sentito anch'io l'intervista, non era una conferenza stampa,
insomma, il discorso delle chiacchiere da bar va bene, insomma, io siccome pretendo di avere la possibilità di esprimere la mia opinione, lascio che anche gli altri la esprimano. Certo. Marino ritiene chiacchiere da bar, probabilmente ha ragione lui, non lo so. Io credo che siano, come dire, valutazioni tranquille, probabilmente anche sbagliate, perché se uno fa l'allenatore e uno non lo fa, certo, nella maggior parte dei casi vuol dire che quello che fa l'allenatore è più bravo e più competente. Però, civilmente, nel rispetto dei ruoli, si può fare tutto. Credo, no? Che non ci sia da essere, però le scelte, dire, vanno spiegate un po' così permalosi. Io ti devo dire, la sconfitta del Pescara non mi sorprende per niente, perché come probabilmente ricorderai, ero in questo salotto forse l'unico che temeva molto questa partita, certo, perché c'erano esattamente tutte le condizioni perché si verificasse quello che si è verificato, ma magari poi ne parleremo. Anche se poi, insomma, voglio dire, sei andato in vantaggio grazie a un regalo, sicuramente intervento improvvido di Ghiringhelli. La prestazione però è stata, avevi in mano il match, voglio dire, no? Negli ultimi 10 minuti è successo l'impensabile, l'imponderabile. L'avevi l'avversaria. È chiaro che se avessimo vinto 1-0. Ci saremmo presi questi tre punti, li avremmo portati a casa molto sul muro che dirige il mio amico direttore. Sì, io sabato sono andato subito a vedere. Tu sei un frequentatore del muro. La prima cosa che ho letto, Profeta, perché probabilmente era in diretta da poco, sì, perché ero attorno alle 20. Un nickname, ma pure lui è un nickname. No, qualcuno diceva, perché me l'hai fatta tornare in mente. Dicevo, magari qualcuno commentava in maniera non proprio entusiasta, no, ma Profeta ha detto che comunque teniamo la partita in mano, ma l'abbiamo persa. I primi commenti che ho letto, però è la verità, però dico, ora hai dato la conferma, perché voglio dire, quello che hai detto sabato ma è stato un suicidio, scusate, sfido chiunque a dimostrare il contrario. Comunque, per tornare al discorso, guarda, io concludo, tu forse ti ho interrotto prima che un suicidio è stata una prestazione negativa, certo, il suicidio viene dopo. Beh, normale. Allora, siccome gli allenatori sono i primi che chiedono ai giornalisti spesso di guardare al di là del risultato, certo, allora guardiamo sempre al di là del risultato. Pescara ha perso giocando male, se avesse vinto avrebbe vinto, certo, giocando male, e comunque ci sarebbe stata la discussione. Però questo a caldo lo ha riconosciuto Marino, sì, non sarei stato contento se avessimo vinto, esatto, perché detto, la prestazione è stata negativa. È una cosa sacrosanta, certo, perché l'allenatore prima di tutti deve vedere più in là del risultato numerico. Il Pescara ha avuto, l'ha detto anche oggi in maniera sacrosanta Marino, Pescara ha ricominciato a prendere dei gol, sì, che non si può permettere di prendere, perché appena gioca sotto ritmo, è vero, questa è una squadra che, non avendo una grande cifra tecnica, sì, rischia di subire contro tutti. Non c'è dubbio. Dopo un mese di sosta, onestamente io credo che neanche gli allenatori sapessero bene che tipo di squadra avrebbero ritrovato. Cioè, il fatto che tra le prime 5 della classifica, credo abbia vinto solo il Lanciano tra le prime 5-6 della classifica, e indice che questo problema non l'ha avuto soltanto, certo, il Pescara. Certo. No, però ecco, allora, infatti, suicidio, perché malgrado abbia giocato poco e male, tu avevi davvero sul piatto d'argento, vittoria, la possibilità di vincere. È difficile calibrare il lavoro. Ci metti probabilmente un pizzico di presunzione, perché hai una classifica che ti permetteva di guardare la Juve Stabia molto dall'alto in basso, sì, in realtà questo è un peccato mortale in Serie B, perché non ci sono partite facili, scontate. Mettici anche che avevi una squadra con qualche giocatore nuovo che non ti dava tanti punti di riferimento. Onestamente la Juve Stabia non ha fatto niente, no, per vincere la assolutamente partita. No, tutto questo insieme ha creato un risultato, diciamo, un mix di superficialità e presunzione, dai, sintetizzando. Fernando, e poi sentiamo Marino. Allora, è una brutta serata questa, vabbè, non solo perché per la sconfitta del Pescara. Si parla anche sempre di calcio, quindi sì, con il sorriso sulle labbra, perché insomma brutte giornate sono perché altre. Perché il nostro amico, un altro nostro amico allenatore, Eusebio Di Francesco, sì, certo, non passa un buon momento proprio in queste ore. Però non è stato ancora ufficializzato, mi pare. No, no, assolutamente, ma tant'è vero che non mi è sentito dire è stato esonerato, mi è sentito dire... No, idee passo, chiare, dico, non passo un buon momento. Dico, nella società del Sassuolo, idee chiare. Idee chiare. Cioè, si contattano altri allenatori, cioè proprio il rispetto delle persone non esiste per più quello, in questo dico, mondo. Soprattutto, soprattutto per quello, diciamo, che ho voluto fare testare questo piccolo inciso. Per quanto concerne la partita, purtroppo spiace, perché è una sconfitta grave. I numeri della Juve Stabia, ovviamente quasi in disarmo,
parlavano di una squadra, mi pare che non avesse mai vinto al Menti e mai che comunque vinto, aveva perso le ultime sette. Sono proprio questi i numeri che fanno le ultime pensare, sette partite, no, che mi fanno un po' indignare campo. Quando sento dire giudizi da bar. Anche quella è una mancanza di rispetto nei riguardi di chi fa un altro lavoro, che come diceva Pierpaolo ha tutto il diritto quantomeno di fronte a una prestazione così incolore. Oh ragazzi, abbiamo visto per 90 minuti Caserta ignaro del vagare per il campo, ignaro di quello che potesse fare un giocatore vestito di tutto punto da quindi da, tu da sei indignato, tu sei indignato, sì, questa sono, sera sono sei indignato. Molto indignato perché scusami Fernando, ma sì, perdere una partita così, no? Sì, può anche starci per usare un'espressione banale, ma ragazzi, contro l'ultima in classifica, l'ultima della graduatoria, che non ha dato mai segni di vitalità, di vita, era una squadra praticamente in coma profondo. Allo sbando. Che siamo stati capaci di rianimare perché alcune scelte non le ho condivise, ma mi ritrovo pienamente nell'analisi fatta da Pierpaolo all'inizio. Io non avrei fatto dall'inizio giocare, non avrei fatto giocare Caprari che era appena arrivato, tenendo Mascara, perché andiamo poi nello però specifico. Oggi Marino ha detto l'ho visto meglio degli altri, no, vero, però Giovanni? Sì, degli altri negli ultimi tre giorni lui ha detto che l'ha e quindi visto bene. Adesso io, siccome voi siete tutti uomini di calcio più bravi e più intelligenti di me, non è che ci voglia poi tanto, non però hai detto più belli, più belli, quello vi riesce cosa difficile, però i più intelligenti e più bravi sicuramente, voglio dire, ma Mascara dopo una scelta del genere, cioè dopo che l'allenatore fa giocare dal primo minuto l'ultimo arrivato in senso cronologico ovviamente, certo, e lo tiene in panchina in una partita, è così, cioè adesso è vero, si dirà un grande professionista, però non credo che proprio sia stato pungolato nel vivo, credo che qualcosa del suo orgoglio sia stato in qualche modo sensibilizzato. Sono cambiate le gerarchie, però, sono cambiate le gerarchie, però, ho fatto un esempio su tanti, cioè la scelta di Josic in quel momento. In questo però Marino è coerente, nel senso lui ha fatto così anche quando è arrivato Mascara. Mascara è arrivato pochissimi giorni prima dell'esordio in campionato contro la Juve. Ma non mi sembra subito in campo. Ha fatto tutto il precampionato Piscitella, il sabato ha giocato Mascara. Sì, ma non mi sembra, Pierpaolo, voglio dire, no, una scelta visibile o no? Cioè, tu stesso si può discutere. Tu stesso hai tre giorni e mi impieghi dal primo minuto. Noi tutti a noi tutti non è passato neanche per l'anticamera del cervello pensare che potesse giocare dal primo minuto Caprari, avevamo quasi tutti prefigurato che potesse giocare gli ultimi 20 minuti. Però l'impatto come è il stato buon discreto, no? Allora ragazzi, al di là della prestazione, a me è piaciuta a me è piaciuta la prestazione, ha fatto un miracolo su un gran tiro, esattamente, e poi tant'è Prodezza. Vero che con la sua uscita il Pesca lì c'è anche un segnale psicologico, perché togli un attaccante e metti un difensore, stai gestendo l'1-0 contro la peggiore, al di là della classifica, la peggiore squadra vista quest'anno come organizzazione di gioco, come idea, come organico. Sei cioè, ragazzi, Caserta veramente restituirei la parola. Caserta giocava peggio di te. Classe 78. Andiamo da Fernando. Allora, per tornare al discorso tecnico, se vi interessa, visto come che no, il mio sì, parere non ci l'ho interessa ancora tanto. Espresso. No, scusa magari, Pierpaolo, ma lui mi fa sempre noi ti chiamiamo magari, per magari, questo, perché tatticamente magari per chi ascolta. Sì. Diciamo sulla vicenda Ragusa, insomma, chi segue con un po' di puntualità queste trasmissioni sa come la penso, non voglio infierire anche perché è stato uno dei miei cavalli di battaglia dall'inizio quando ha giocato mezzala con l'altro modulo. Certo. Quindi voglio dire, insomma, l'opinione mia la conoscono un po' tutti, anzi qualcuno, qualche amico mi ha fatto anche notare che magari non è stata graditissima questo fatto. Quindi Ragusa tanto, quarto di centrocampo, tu non l'avresti fatto giocare all'inizio, sì, mi pare di capire. Il presupposto è sempre lo stesso, è evidente che per quanto Ragusa abbia fatto bene, a dimostrazione che è realmente il giocatore in questo momento che magari nella rosa del Pescara è più incisivo, fa maggiore differenza, però è anche normale che se tanto mi dà tanto, io posso pensare che se in squadra con le dovute proporzioni evidentemente ho Cristiano Ronaldo e magari mi si infortuna Iesee o chi per esso, un laterale, non vado a pensare di doverlo mettere dall'altra parte, per quanto poi parlando magari di Cristiano Ronaldo e in questo caso di
con la proprietà transitiva di Ragusa con il Pescara, è evidente sì. che Ragusa non ha affatto sfigurato, anzi è stato probabilmente il migliore. Ma no, arrivava a fare spenti, arrivava di più, eccetera, però. Quindi no, che cosa non ti ha convinto di questa prestazione, al di là delle scelte iniziali? Non mi ha convinto tanto questo, e poi francamente voglio dire, adesso non so quali fossero le condizioni nel dettaglio, però avendolo visto in panchina io non avrei rinunciato a Capuano, perché dal mio punto di vista Capuano è il difensore più affidabile, più forte. Se uno mi chiedesse un parere, una valutazione, io forse non era al meglio? Dico, no, questa è la domanda, perché dico io adesso, Giovanni, non era al meglio? Problemi al tallone, non problemi era. Al tallone si è allenato, credo, gli ultimi due giorni con la squadra. Era in panchina, voglio sì. dire, se, a meno che non fosse lì solo per far numero, magari l'avrei messo, anche perché voglio dire Ćosić è stato improvvido nel poi sai pareggiarla, ma poi Ćosić non è uno molto amato da Marino, i tre punti, non mi sembra che lo con i tre che punti lo non, aspetta, non, facciamo non cambia tanto Fernando. No, il pareggio era, però voglio dire, sai, il pareggio è comunque sempre un risultato non positivo nell'ottica dei tre punti, però se devo perdere a Castellammare, certo. con tutto il rispetto, cioè un'entrata così nel recupero insomma da un difensore, perché sai, quando magari qualcuno mi chiede sai come lo vedi questo difensore qui, eccetera, io sono stato sempre abituato ad avere una concezione, cioè nel difensore una delle qualità che vado a guardare in primis è l'attenzione. Cioè è chiaro che se il difensore è irruento, tende ad entrare, va a terra, sono proprio le cose che non si fanno mai in area di rigore, perché è chiaro che se è l'ultimo baluardo sì. rischi e devi metterci un po' ecco di ecco qua, attenzione. Stiamo rivedendo proprio l'azione, cioè, del rigore. Sì, diciamo, no, io, ecco qui, guarda un po'. Con tutto il rispetto, voglio dire, un'entrata così, con l'aria piena... Cioè è entrata scellerata, dai. Beh, non lo so, mi pare. Voi, però ha parlato di rigore inventato. Il rigore non è chiarissimo. No, non è chiarissimo, però insomma. Ripeto, cioè io sto gioco in una squadra importante, voglio dire, sto nel Pescara, ho la classifica che ho, già la partita non sta andando benissimo in quel momento, cioè devo entrare con la cognizione anche di quello che faccio, insomma, certo, non, certo. non è che entro e magari penso alle arti marziali, insomma, quelli sono interventi che lascerei, diciamo, a chi si occupa di altri sport. Quindi non ti hanno convinto le scelte iniziali, ma non ti ha convinto neanche la gestione dei cambi, mi pare di capire, per sintetizzare. Allora facciamo però così. Diciamo che Massimo, se sì, volevo aggiungere, giusto sì. per chiudere il discorso su Ragusa, sì. perché Pierpaolo ha ragione, io non l'avrei mai tolto dal tridente offensivo, però nel momento in cui tu lo schieri esterno di centrocampo e trovi comunque un certo equilibrio, perché Pescara ha giocato male, però non ha dato chance alla Juve Stabia, poi perché metterci Ćosić, che è adattato in quel posto, non è un laterale di ruolo. Lui l'ha spiegato oggi. Sì, oggi vabbè, ma Marino lo però non è entrato un laterale, non è entrato un centrale adattato come esterno. Diamo l'opportunità all'allenatore di spiegare il senso, la razio di questa decisione, di questa scelta. Ho anche simpatia per Marino. Allora facciamo così, seguiamo questo servizio. Le critiche vanno fatte. Seguiamo questo servizio. Serenamente, con... Non c'è dubbio, con il dovuto rispetto. Sentiamo Marino. Sorpresona di inizio settimana. Dopo l'inatteso scivolone di Castellammare di Stabia, Pasquale Marino si assume una discreta percentuale di responsabilità legate all'impatto errato sul match e alla mancanza di intensità. Insomma, il tecnico di Marsala riconosce, e non è affatto poco, di non essere riuscito a toccare le corde giuste dello spogliatoio. Non ci sono attenuanti, non ci sono scuse, non siamo stati bravi a far riprendere da dove abbiamo lasciato come approccio alla partita. Approccio alla partita non significa che diciamo così, l'allenatore sente da colpa, dice abbiamo sbagliato approccio ed è finita lì. Significa che l'allenatore non ha le sollecitazioni o gli input o tutto il resto che in preparazione alla partita non sono stati sufficienti e adeguati per farci arrivare pronti alla partita stessa. Noi dobbiamo giocare a tavoletta per fare bene. Di conseguenza il responsabile sono io. Soprattutto l'ultima settimana è stata un po' travagliata perché magari c'è stato qualche via vai nello spogliatoio, qualcuno è andato, qualcuno è tornato, qualche problemino all'inizio settimana, l'incidente stradale. Sono cose che distraggono da quello che il lavoro, ripeto, è certamente io e il mio staff non siamo stati in grado di far arrivare alla partita al massimo. Spesso allentiamo un po' la tensione, questo non può accadere, non possiamo permetterci perché siamo una squadra
forte, secondo me, nel momento in cui facciamo tutte le cose che prepariamo con l'intensità giusta. Ciò nonostante però la squadra era riuscita, certo grazie al goffo intervento di Ghiringhelli, a sbloccare il punteggio. Non è stata poi in grado di chiudere il match nei 15 minuti successivi, prima di abbassarsi inopinatamente nella parte finale, quando non ha convinto, ma è solo un'opinione, la scelta evidentemente conservativa di inserire Čosić, un difensore, e spostare Ragusa, bravissimo da quarto di centrocampo, nel tridente d'attacco. E qui Marino respinge a modo suo le critiche. Se dobbiamo parlare di da bar sport, facciamo certi discorsi. Se dobbiamo parlare di tattica, ne facciamo un'altra. Quando noi abbiamo fatto gol, subito sulla nostra destra sono entrati due o tre volte, hanno creato alcuni pericoli, alcuni calci d'angolo in quella zona lì, e dopo sono passati a tre attaccanti, e mi sembra doveroso da parte di un allenatore che, vedendo anche la giornata non positiva nel fraseggio e tutto, deve cercare di portare a termine la partita. E quando ci siamo messi in quella maniera c'è stato solo un tiro da fuori da parte di Caserta, non abbiamo rischiato praticamente niente, soprattutto dal lato destro. C'è stato qualcosa rimesso o tutto il resto dal lato sinistro nostro, parlo. Quindi una decisione conservativa, eh. È una decisione perché loro si sono messi a tre davanti e si sono messi a giocare tre contro tre con i nostri difensori, mettendo un difensore, non costringendo addirittura ad abbassare ulteriormente Ragusa. Quando veniva fuori Rossi è chiaro che la copertura spettava, perché quelli non avevano più niente da perdere e rimanevano con tre attaccanti, quindi la copertura, proprio perché non eravamo dal punto di vista fisico e mentale al top, è normale che uno deve prendere le precauzioni. E da un lato rimanevamo sempre, per non rimanere in parità numerica, con i tre difensori, quindi era il contrario, perché se poi rimanevamo in quella maniera, per chi vuole fare sempre chiacchiere inutili, se rimanevamo in quella maniera con tre attaccanti e mezzo vincendo la partita in una giornata poco felice, probabilmente poi, se prendevamo gol fra l'altro su calcio piazzato, quindi c'entra tanto, no, l'aspetto tattico su calcio piazzato, e certamente poi si diceva che l'allenatore è presuntuoso, non ha pensato a portare, quindi fino a 6 minuti alla fine l'allenatore aveva fatto tutto, poi si è preso gol su calcio piazzato, l'allenatore ha sbagliato i cambi, ma questo fanno parte del gioco, e quindi lasciamo fare a chi gli piace far bar sport, questo dal punto di vista come la vedo io. Poi è chiaro che il calcio è bello perché fa parlare tutti. Così dunque Pasquale Marino, il calcio è bello perché fa parlare tutti. Sono d'accordo, Paolo, quindi, col mister, con Pasquale, peraltro sì, diciamo che sono d'accordo anche sul piano tattico, perché la cosa sorprendente dal mio punto di vista è che il buon Pea... Non capisco perché uno sport, no, questo è importante, non capisco perché uno sport non dovrebbe far parlare tutti. No, io non voglio litigare, ma discuto il concetto. Ma perché uno sport non dovrebbe far parlare tutti? In una chiave è uno sport elitario. Allora, se diamo la chiave tecnica, scusate, lo sport, tutta la manifestazione umana, tutta l'attività culturale dell'uomo che si estrinseca anche attraverso lo sport, va bella dibattuta. Ma non stiamo discutendo di questo, almeno io non volevo. Altrimenti facciamo l'elite. Facciamo l'oligarchia, allora, che piace tanto a Profeta. Assolutamente no. Tatticamente. Dicevo, con una certa sorpresa. Questa è democrazia. Il buon è il Pea. Succo della democrazia. Il buon Pea che ha fatto? Il buon Pea aveva tenuto in panca. Pompea mi preoccupa un po'. Il buon Pea. Pea. Mi preoccupava. Aveva tenuto in panca Alissoe. Sì. Con, diciamo che per me insomma è stata una scelta che ha dato una certa meraviglia. Certo. Tant'è che non a caso, io poi la partita l'ho vista, e nel momento in cui ha aggiunto anche Soe, è chiaro che... Due trequartisti alle spalle di Carmine. Sì, diciamo insomma, che, chissà, forse il Pescara era un po' calato. Comunque, diciamo, l'abbrivio di quella fase di partita, la Juve Stabia dava la sensazione di metterti un po' in difficoltà, senza creare moltissimo, sono d'accordo col mister, solo il tiro di Caserta, però dava la sensazione che fosse un po' più quadrato e sul piano della pericolosità fosse, diciamo, una squadra in quel momento che ti poteva dare
qualche fastidio, quindi da un punto di anche vista tattico, ha avuto almeno due palle gol per chiudere il chiaro match, perché poi è tu magari dopo, ti scopri tu Juve Stabia, ma c'è ti scopri un po' di più e offri il contropiede, quindi sul piano tattico la mossa l'ho condivisa. Aspetta. Di restituire al suo ruolo naturale Ragusa e per non andare in inferiorità numerica nella fase di non possesso di mettere il difensore. Il mio problema, ecco, ho fatto una premessa prima, non so in che condizioni fosse Capuano, sì. Non vorrei che non abbia giocato per l'incidente, ecco. Ho capito, ma la mia, invece ha giocato Ciosic, però scusate, ha giocato Ciosic, scusate, la mia domanda invece la domanda è un'altra, ma non è che forse non si è abbassato un po' troppo il Pescara a un certo punto, perché questo forse è stato il problema, è stato più tattico che di giocatori sostituiti e rimpiazzati. Se tu non hai grande ritmo, non hai facilità di ripartire, la manovra è un po' stantia, insomma, non allora, riesci vogliamo, ad scusi, avere ti posso chiedere il sopravvento una cosa, a metà Nando. Campo, fatalmente. Ho capito. Allora, convieni con me che perché questa cosa non esce. Spesso mi rendo conto che si fa fatica a riconoscere, ma siamo tutti d'accordo che il Pescara è uno dei migliori organici di Serie B o no? Cioè, leggiamo la rosa del Pescara. Fernando non è convinto. Non sei d'accordo? Ah, ma la domanda è a me? Devo subito rispondere. Il Pescara è una rosa molto competitiva, magari un po' disomogenea, che però è tra andrebbe, le più competitive, giocatori di grande che qualità. Nel mercato di gennaio le due concorrenti si stanno rafforzando. Sì, però voglio dire, è tra le rose più attrezzate del campionato. Cioè Marino gestisce, per capirci, un organico sicuramente di gran lunga superiore a quella della Juve Stabia. No, non sei d'accordo? Ma come faccio a non essere d'accordo? E allora di che cosa parliamo? Cioè, andiamo a giocarci una partita? Ma io così non sto discutendo di questo. Va bene, allora voi volete anche non farmi parlare? Scusate, cioè, ditemi, lo sport, il calcio è bello perché fa parlare tutti. No. Ma stiamo scherzando? Allora, discretamente infuriato. Paolo, allora facciamo così. Io sono per la democrazia, per il trionfo della democrazia. Andiamo al telefono, vero Vincenzo? Saluto Vincenzo Guidotti e Dino D'Angelo in regia. Allora, andiamo al telefono, pronto? Rete 8 Sport e poi pubblicità. Parliamo con? Pronto, buonasera Massimo, buonasera ai presenti, sono Franco. Franco deve abbassare il volume del televisore, sì. Altrimenti è un problema serio. Va un bene. Problema serio. Sì, prego. Senti Massimo. Sì, salve. Ieri sera ho visto la partita. Il presidente del Pescara, Sebastiani, ha criticato sia l'allenatore che i giocatori, dicendo questa squadra e l'allenatore, io darei un bel 4. Io darei invece un bel 0 spaccato al presidente Sebastiani, perché non so se fa finta o non ho ancora capito perché questa squadra è incompleta. Quindi se il presidente ha un po' di indignità, o rinforzi la squadra o se ne vada via. Buonasera Massimo, buonasera presenti, grazie. Quindi o rinforzi la squadra il presidente o se ne vada via, questa è insomma. Completa la squadra, è esatto il contrario di quello che abbiamo detto noi. Ho capito. Allora andiamo ancora al telefono? Abbiamo sentito Franco, andiamo al telefono, pronto Rete 8 Sport, chiediamo scusa per l'attesa. Scusa un attimo Fernando, andiamo al telefono, sì? Parliamo, pronto? Parliamo con Stefano. Stefano, buonasera. Buonasera, senta. Io ho visto la partita di ieri. Sì. Cioè, è inconcepibile, si è rivisto il Pescara di quel mese e mezzo che è sbadato, senza testa. Sì. Ecco. Poi voglio fare due riflessioni. Una. No, deve essere veloce però, sì, due sì, riflessioni una, sono secondo troppe. Secondo voi è stata una partita, come ha detto Marino, un suicidio oppure c'è da essere preoccupati? E due, volevo dire, ma secondo voi un limite di Marino è non saper leggere la partita in corso? Cioè, mi spiego bene, e c'ha qualche difficoltà a nei cambi? E poi alla società, sì, cioè, lo vuole rinforzare questo Pescara oppure no? Si è perso un mese in cui poteva benissimo, già sapevano gli obiettivi da prendere
da mettere a disposizione. Si è perso un mese senza che Marino abbia avuto un rinforzo solo Capara. Grazie. Va bene, grazie. Vuoi rispondere tu, Giovanni, a queste considerazioni del signore che ci ha telefonato? Capito bene la prima domanda, se ha ragione Marino quando dice Marino che secondo lui non sa leggere le partite. Sì, diciamo la gestione. Ma oddio, è chiaro che il risultato massimo incide sempre, no? Certo. sui nostri giudizi. Magari se il Pescara avesse vinto ora non staremmo qui a parlare di queste cose. Qualche volta però i cambi effettuati da Marino non mi hanno convinto, come questa volta, quella di Ciosic. Ma questa è una risposta da democristiano. No, vabbè. No, perché che cosa avrebbe dovuto dire? È stato molto chiaro. No, dico, avendo tanta scelta in panchina, uno insomma, possiamo discutere. Tu che avresti? Io non avrei toccato nulla. Hai dato una risposta a una mia, sport. Una mia opinione, però non sono va bene, allora ci dobbiamo fermare per pochi istanti, 21:36, restate con noi, poi leggeremo qualche considerazione sulla nostra pagina Facebook Rete 8 Sport. Allora, tra pochissimo, restate con noi. Bene, torniamo in diretta da studio, 21:38, allora domani arriverà la firma di Simone Salviato in prestito con diritto di riscatto dal Livorno. Lui era in prestito quest'anno al Novara, un classe 87, l'ho già detto, lo ripetiamo. Scusa, sì? Se ti interrompo, sì? Per il motivo semplicissimo che è difficile convincere un giocatore nel farlo venire a Pescara e poi dirgli guarda vieni però fai la riserva di Balzano. Vabbè, era già chiuso a Novara da Crescenzi, no, ne ho acquisto il Novara e poi dall'altra parte anche la Bruna. Massimo, Crescenzi è stato un acquisto? Sì, perciò dico. Cioè voglio dire, io ho Salviato, però prendo Crescenzi, sì. È libero Salviato. Sì, ho capito. Quindi voglio dire, mi posso sbagliare. È una strategia della società del Novara. Ho capito, no? Mi posso sbagliare, però... ma faccio una valutazione. Cioè ritengo che Crescenzi mi possa dare di più di Salviato. Normale, sì. Qui, ma questo è stato qui serviva un elemento affidabile, di valore, bravo, pronto, nel caso in cui Balzano... Ero premesso che la chiudo, a me Crescenzi, scusami, ho interrotto io stavolta, a me Crescenzi piace moltissimo da anni, da quando stava nelle Legioni della Roma, e l'anno scorso avevo condiviso l'acquisto e non ho condiviso poi la cessione. Certo, a gennaio. E l'ho detto tutto. Va bene, e quindi dicevi Paolo e poi andiamo al telefono. Dicevo appunto che non era facile trovare un giocatore di valore, di pari valore a Balzano e dirgli vieni, però sappi che il titolare è Balzano perché è il capitano. Tu giochi, chi è quel giocatore che ha un minimo di, diciamo così, di mercato e che sia... motivato a fare una scelta del genere? Se un dirigente, un allenatore, prende un giocatore facendo questo discorso, non ho capito Pierpaolo. San Pirisi ha declinato l'offerta del Pescara proprio perché vuole giocare. Io dico, voglio sperare che nessuno del Pescara sia andato a cercare un qualsiasi giocatore con questo discorso. Vabbè, però si capisce. Io ti voglio, però tanto tu non giochi, è normale che però tu sai che qualunque giocatore tu prendi, per logica si gioca il posto. Però Balzano è il capitano, può giocare a sinistra. Io onestamente non... forse ho un problema alla vista abbastanza serio ultimamente. Ma dopo non 40 mi pare, anni non è la prima non cosa mi pare che di aver... sì, vabbè, dai, però questa è la prima nel mio caso. Non mi pare di aver visto in questi ultimi mesi, con tutto il rispetto, né un Messi né un Cristiano Ronaldo. Il Pescara ha buoni giocatori, ma chi è che... Io mi rifiuto, mi atterrisce l'idea che qualcuno possa aver fatto un discorso del genere, perché è normale che il giocatore ti dice, sai che questo è il contratto, soprattutto visto se prende già i soldi da un'altra parte, tienitelo tu. Però per l'equilibrio e l'integrità del gruppo è sempre meglio avere un giocatore come Salviato che dice sì, me la vengo a giocare, ma non è un problema se magari parto alle spalle di Balzano o di Rossi. Allo stesso modo in cui, se un giocatore già accetta di venire a fare la riserva, secondo me mentalmente parte male, perché il giocatore deve essere convinto. Ma non ha accettato, attenzione, qua stiamo dicendo un'altra cosa. Ti sto facendo, ma è un discorso generale. Generale, sì, però non... Siccome dicevano i colleghi, è difficile trovare un giocatore che venga a fare la riserva a Balzano. Ma io non credo che nessuno vada a prendere un giocatore proponendogli di venire a fare la riserva, anche perché il calcio poi è una materia imponderabile. Però chi viene lo sa che Balzano è un sa di doversi conquistare il posto, ma non è che va a fare la riserva a Messi. Però parliamo di giocatori titolari comunque in Serie B, già da tanti anni, come diceva Massimo prima, per Paolo, insomma, quindi è difficile. Lanciano
Mammarella, l'unico terzino sinistro. Luca Leone che cosa ha fatto? È andato in Lega Pro, sì, e ha preso un ragazzo di prospettiva come Nunzella, che magari, certo, potrà attendere il suo turno o no? Ecco, ha preso un giocatore di ruolo, ma infatti nessuno sta dicendo che devi prendere un giocatore di Serie A. Vabbè, comunque, io dico l'approccio, no? Scusate, allora, sì, non viene perché non fa la riserva, allora, a Ballardo. Si sta focalizzando, no, diciamo che la fascia destra adesso è stata blindata sulla, così siamo tutti contenti, del terzino, siamo dove peraltro non, sulla carta non sarebbe nemmeno un titolare, dove forse magari, certo, sarebbero, diciamo, nell'ottica del potenziamento della squadra più utile pensare a rafforzare qualche altro reparto. E vabbè, di qual è il reparto che bisogna rinforzare? Ogni volta ne sono altri, ne rimangono altri, altri due, quindi ovviamente, tutti e due? E beh, dal mio punto la di priorità vista, dove è, a centrocampo o in attacco, secondo te? La priorità, io dico che la priorità è centrocampo a fianco di Brugman. Per me la priorità sicuramente non è la difesa, e comunque non è il terzino, per certo, quanto si possa dire non c'ho il sostituto naturale eccetera, l'ho detto anche lunedì scorso, voglio dire, dal mio punto di vista, anche se diciamo non ha caratteristiche di grandissime, sì, dinamicità, io comunque ho Zauri, sì, quindi non è che mi vado ad ammazzare quando, ho capito, quindi centrocampo e attacco. Poi evidentemente a centrocampo i candidati, aspetta, sono Olivera, Eriksson, Bianchi e Guana. Lasciami Eriksson terminare. Parte un po' evidentemente dietro. Il mister non la vede così, perché se poi, sì, anziché giocare Zauri, è vero che è mancato un centrale, però anziché giocare Zauri in luogo di Balzano, ha retrocesso Ragusa per fargli, certo, fare l'esterno, evidentemente, quindi è chiaro, è giusto seguire l'allenatore, perché, certo, l'allenatore, certo, è lui. Allora, evidentemente andiamo a quel ruolo da importanza, però non c'è dubbio, io fossi, ti devo fermare perché loro, c'è un telespettatore in linea. Andiamo al di telefono, pronto Rete 8 Sport. Pronto? Pronto? Buonasera, parliamo con Giovanni, grandissimo di pescarese. Giovanni, allora, oggi seguo in televisione, non vado più allo stadio, però sono sempre un grande pescarese. Io non riesco a capire nulla. Grande tifoso. Ah, ecco. Sì, sì, prego, senti, prego. Sì, adesso ciao, sì. Ciao Massimo, Giovanni sono, noi ci, ciao, conosciamo. Non, sì, dico, non andiamo a attivare, ci conosciamo, però ho telefonato per far presente una cosa, sono un grandissimo tifoso pescarese. Sì. Ciao Giovanni. Allora, posso dire la mia? Buonasera, buonasera a tutti quanti. Sì. Allora, io voglio sapere, intanto faccio una domanda, che per me, io gioco da tanto tempo con il pallone e certe cose le ho imparate abbastanza bene. Mi riguardo al cambio che è stato fatto, io poi ho sentito che comunque che Trescuro ha fatto, diciamo, ha chiesto le sue scuse, Marino, per quanto riguarda, non so se è problema di cambio, eccetera. Però io voglio capire perché è stato fatto quel cambio ad un certo, diciamo, minuto di quasi fine partita, mettendo Sforzini e due attaccanti e Cutolo, quando magari avrebbe dovuto mettere, che so, un difensore o un diciamo giocatore che poteva mantenere palla o dar fiato alla alla squadra per diciamo mantenere il risultato, sì, di portare a casa questi tre punti. Io questo non l'ho capito, veramente sono rimasto molto molto deluso di questo. Perfetto, grazie Giovanni, insomma i cambi non hanno convinto neanche Giovanni, che naturalmente salutiamo e ringraziamo. Andiamo ancora al telefono, pronto Rete 8 Sport? Pronto? Buonasera, parliamo con... Buonasera, sono Enzo da Pescara. Enzo, salve. Allora, il rigore non c'era, sì, quindi è stata una decisione assurda dell'arbitro che ci ha privato di un punto. Sì. Resta però il fatto che il Pescara, dopo essere passato in vantaggio, ha avuto un calo fisico, come nella partita casalinga col Brescia, in cui si è fatto rimontare. Anche stavolta le sostituzioni sono state tardive e ininfluenti. Andavano inseriti due centrocampisti per dare energia alla squadra, uno in luogo di uno dei tanti difensori schierati e l'altro in sostituzione di Capitan Maniero, che è stato il peggiore in campo, così come Balzano nella partita con l'Empoli. Io avrei accentrato Ragusa, che è il giocatore più bravo di categoria superiore, e ha preso, scusi, in mano la squadra dall'inizio dell'anno, è lui il vero capitano di questa squadra. Sì, ma centrato in che ruolo? Io non ho capito. Come centravanti al posto di Maniero, e avrei centrocampisti per dare energia alla squadra che ha smesso di giocare contro l'ultima. Va dopo bene, essere andate in vantaggio, come è successo col Brescia in casa.
Quindi le sostituzioni sono state, come al solito, errate e tardive. Grazie, grazie ad Enzo. Errate. Sì, estimatori Marino, andiamo ancora al telefono. Pronto Rete 8 Sport, diamo spazio perché insomma poi questa è la settimana decisiva. Pronto? Il calciomercato. Pronto? Parliamo, sì, con... Pronto, Gianni da Pescara. Salve Gianni. Senta, io volevo dire una cosa, non so se voi siete d'accordo, con tutto il rispetto che ho per l'allenatore, per carità. Secondo me questo allenatore a livello tattico sono convinto che a Pescara mancano 8-10 punti perché lui tatticamente non mi sembra molto all'altezza. Ha perso parecchie partite, proprio le ha perse lui con le scelte che fa. Non so se voi siete d'accordo, volevo sapere il vostro parere. Va bene, facciamo rispondere a Giovanni Tontodonati per metterlo un po' in difficoltà. 8-10 punti mi sembra esagerato, no? Non sono d'accordo con questa analisi. Io credo che Marino l'abbia fatta anche vincere tante partite, certo, perché ha dato una doppia identità alla squadra, prima con il 4-3-3, poi ha avuto un po' di difficoltà, è stato bravo, capace, è stato bravo a Cesare, di Cesare, poi bravo a cambiare modulo in corso, poi tutti, poi tutti sbagliano, per Pierpaolo, Pierpaolo Marchetti, Pierpaolo Marchetti. Fermo restando il fatto che circa 110 minuti fa, cioè, togliamo i 90 di Castellammare e gli ultimi 20 minuti contro l'Empoli, Marino era un fenomeno, sì, perché bravo, il Pescara era terzo in classifica con possibilità di arrivare secondo, primo, quindi in 100 minuti abbiamo già disintegrato un allenatore. Seconda cosa, Marino io non credo che stia assolutamente lavorando male, se come io ritengo la qualità, bontà del lavoro di un allenatore si può valutare dal tipo di organico che ha a disposizione paragonato con la posizione in classifica. Il Pescara secondo me ha un organico che può essere il terzo, il quarto, il quinto di questo campionato. In questo momento la sua posizione in classifica riflette esattamente il suo valore, quindi sicuramente l'allenatore non ha fatto dei danni in questa squadra. E sono d'accordo con te Pierpaolo, ma siamo tutti d'accordo, mi pare, anche Paolo, lo stesso Fernando, qua si sta parlando soltanto di alcune scelte, ma una operate. Cioè, qui stiamo analizzando una prestazione, scusa, Massimo, qui, il valore dell'allenatore qui stiamo parlando di una partita, tra l'altro giocata in condizioni particolari, perché una sosta di un mese, il campionato di Serie B non l'ha mai conosciuta, e non l'ha mai conosciuta il calcio italiano, una sosta era un'incognita. Era un'incognita che evidentemente ci sarà anche una componente fisica importante, perché comunque dosare il lavoro bene, che tu devi essere brillante alla ripresa del campionato, ma devi avere poi anche fondo perché devi durare fino a giugno, magari fino alla fine di giugno. Se non devi era fare brillante sul piano della condizione, questo mi non pare è facilissimo. Per questo dico che il prof lo dovrei fare per questo dico che dopo le prossime 2-3 partite, quelle sì ci diranno fino a che punto è stato un problema fisico, di squadra imballata, di gambe pesanti, che sia ben chiaro, nessuno discute il valore di Pasquale Marino, cioè siamo tutti d'accordo che siamo di fronte a un allenatore preparato, bravo, con curriculum. È chiaro che nella fattispecie, la partita a Castellammare di Stabia, nella fattispecie alcune cose non sono state per così dire illuminate. Allora andiamo sulla nostra pagina Facebook perché ci sono già diverse considerazioni. Ecco qui, grazie a Dino D'Angelo. Gianluca De Luca scrive: ma su Sforzini ci puntiamo o no? Perché gioca pochi minuti Giovanni? Questa secondo me è una bellissima domanda, è un po' il quesito che accompagnerà anche i giorni che restano alla fine del mercato. Questa è una risposta che secondo me dovrà dare Marino. Oggi ho provato a fare una domanda a Marino su Sforzini in conferenza stampa, ho detto: ma quando rivedremo Sforzini al top? Lui ha detto: non faccio il mago, avrà bisogno di recuperare il ritmo partita. Anzi, però se non gioca Paolo De Carolis è stato ondivago. Andiamo ancora sulla nostra pagina Facebook. Allora Donato Rulli 7 minuti fa ha scritto: abbiamo fatto resuscitare i morti, partita da vincere minimo 3-0, episodi sfavorevoli, il pareggio della Juve Stabia in netto fuorigioco, forza Pescara, Donato da Silvia. Vabbè, questa è una considerazione. Marco Ricci 8 minuti fa: non polemizziamo troppo, lo scivolone ci sta tutto, soprattutto se consideriamo che la squadra era reduce da un mese di inattività, è quello che diceva poc'anzi praticamente Pierpaolo, e la Juve Stabia alla disperata ricerca di un qualcosa a cui appigliarsi. Ecco, togliamo un attimo Sandro De Luca, altrimenti
vado in confusione anche io, ecco qui, da un mese in attività la Juve Stabia alla disperata ricerca di un qualcosa a cui appigliarsi per poter ancora sperare, con compagini del genere basta la minima distrazione per fare brutta figura, rimane comunque la troppa sufficienza con la quale si è affrontata la partita. Saluti a tutti, in particolare al grande Giovanni Tottodonati. È un mio amico, è un tuo affezionato telespettatore. Ma l'inattività era solo per il Pescara, era anche per gli altri? Allora stai polemizzando. Non sono d'accordo io sul discorso. Infatti hanno fatto abbastanza schifo anche gli altri. No, gli altri intendo la Juve Stabia. Bellissima. Non mi pare che la Juve Stabia. Ma c'è una cifra tecnica di valore. È ultima in classifica. Io non chiamerei in causa. Io parlo di prestazione. Tu non hai perso la partita. Scusate, perché la Juve sei stato un mese fermo. Tu ti sei allenato in questo mese. C'era già di per sé una squadra. Questo non sono assolutamente d'accordo. Ma allenarsi una cosa, di trovare subito l'agonismo è una cosa diversa. Non è che tu hai fatto una preparazione di stampo zemaniano, sì, per cui dici, sai, in questo momento sei imballato, però poi a fine campionato, quando alzi i ritmi, tu voli e gli altri boccheggiano. Quindi non ti convince, insomma, questa spiegazione? No, non chiamerei in causa sicuramente questo aspetto. Cioè, poi è chiaro, le partite le puoi vincere, le puoi pareggiare o perdere, è un altro discorso. Ho capito, il limite insomma c'era per tutti. Torniamo alla nostra pagina Facebook. Come causa principale. Allora, Alessandro Fox Salvatore, 12 minuti fa ha scritto: non esistono scuse aver perso contro la Juve Stabia, se Marcita fa resuscitare Limurt. Questo lo dico in diretto, così non andiamo da nessuna parte. Ci vogliono rinforzi. Buonasera a tutti, Luchetto. Buonasera a tutti, Marino ha fatto bene a prendersi la colpa, purtroppo la squadra ha rispecchiato perfettamente il carattere dell'allenatore, non siamo stati una squadra grintosa. Domanda, ma veramente Nielsen e Fornito non potevano giocare nemmeno 15-20 minuti? Mettere Čosić è stato un suicidio, poi fare giocare Sforzini 10 minuti, ma chi vuole rispondere? Abbiamo già risposto. Avete già risposto? No, però non avete risposto. Nielsen, quello visto durante l'amichevole, Massimo, è ben lontano dalla migliore condizione. Ti pare che ancora un po' indietro rispetto. E direi anche un'altra cosa: Nielsen ci poteva stare per come è andata la partita. Probabilmente io ce ne aggiungo un'altra di cose, che è un giocatore che viene da 4 mesi di pubalgia sul sintetico, se posso fare a meno di farlo giocare è meglio. Cioè, soprattutto su quel tipo di sintetico. Comunque di vecchissima. Non dimentichiamo che Nielsen è stato fermo per 3 mesi perché si è infortunato prima della trasferta di Palermo del 15 ottobre, qualcosa del genere. Torniamo alla pagina Facebook, poi sentiremo Sebastiani. Allora, vediamo un po', Graziani, però non riesco a leggere perché ci sono altri posti, ne sono tantissimi oggi. Maurizio Graziani, buonasera a tutti, vorrei chiedere a Marchetti, Ciccio, ma Sforzini, se ci si punta, non pensa che dovrebbe giocare dall'inizio per almeno 6-7 partite? E poi il mercato, dico solo una cosa, i calciatori non vengono gratis a Pescara. Grazie e buonasera. Su questo risponderà tra pochissimo anche Sebastiani, perché stiamo per mandare l'intervista. Ma qualche post dei nostri utenti di forzapescara.com, no? E beh, tu hai il terminale. Non gli piace quello, Paolo. Noi abbiamo la nostra pagina Facebook. Insomma, facciamo pubblicità. Vabbè, insomma, siamo in sinergia. In sinergia. Allora andiamo ancora sulla nostra pagina. Sforzini deve giocare di più. Insomma, Sforzini è l'allenatore deputato a valutarne la condizione. Di sicuro il Pescara, se vuole lottare per vincere il campionato, non si può permettere di sfruttare il campionato per far recuperare la condizione ai giocatori. I giocatori è giusto che giochino quando la condizione l'hanno ritrovata e sono pronti. In chiave ironica ho letto una considerazione di Alessandro Bucci 16 minuti fa: anche oggi il mercato scoppiettante da parte del Pescara, salviato, dato addirittura d'arrivo sta ancora a Novara. In realtà ci ha assicurato il presidente che domani firmerà, mentre di Oliveira, e questo è vero, che doveva dare una risposta entro oggi, non si sa nulla. Chapeau, è vero, non abbiamo notizie di Oliveira. Ma io credo che sia più lontano Oliveira, più lontano, meno qualche ora fa. Bianchi, meno. Quindi è più fattibile. Sì, credo, meno, Bianchi. Quindi mi stai dando una notizia adesso, non me la volevi dare in diretta? No, vabbè, non era impellente. No, così. Tra te e Luigi Di Marzio? Posso dire una cosa? Salutiamo Luigi che sta lavorando. Posso dire una cosa? Esprimo un timore, ed è soltanto un timore. Dopo aver letto i nomi di Oliveira e quelli di Guana, che sono due ottimi giocatori, ma Guana è fermo da 6 mesi. Sì. Oliveira negli ultimi anni credo abbia giocato 200 minuti in tutto. Ripenso al mercato dello scorso gennaio e mi viene un brivido. Ecco, quindi meglio puntare su un giocatore pronto, allora, magari guarda, che abbia meno qui curriculum. Voglio dire qualcosa anch'io. Roberto Guana lo conosco bene, è un anche ottimo giocatore, ma è fermo da 6 mesi. Però lasciatemi parlare, perché io lascio parlare quasi sempre tutti, però poi come comincio a parlare io?
stranamente vengo quasi sempre interrotto, magari ritmo, per paura, no, perché, ma non sto dicendo niente di preoccupante, no, no, il ritmo sono veloci. Allora, forse... Roberto Guana lo conosco bene perché quando io lavoravo con l'ASCO l'abbiamo avuto, quindi lo conosco anche come ragazzo. Come sta? Oltre che un giocatore forte, come sta? È un ragazzo eccezionale. È vero che è fermo, ma è fermo per una vicenda, diciamo, extra calcistica, perché lui si è preso con Puggioni, con il portiere, per vero, la bravo. Storia dell'addetto stampa e bla bla bla. Ma sarei non felice di più se il Pescara dovesse prendere questo calciatore che sta bene fisicamente, non ha mai patito grandi infortuni in carriera e sarebbe secondo me un rinforzo con la R maiuscola di spessore. Su Oliveira la penso invece come il mio amico Marchetti. Oliveira, è interrotto. Pronunciamolo bene. Oliveira. Però se Oliveira torna in forma a 30 anni, se, io credo, diciamo, che possa giocare in come Serie B almeno altri 5-6 anni. Sì, secondo me è un se di aspettare Godot, come ma diciamo, noi non a gennaio non lì. Si prendono giocatori per sperare di farli tornare in forma. A gennaio si prendono giocatori che ti aiutino a vincere il campionato. Non è stato infortunato. Sì, ho capito, ma scusami, per Paolo, non gioca da una vita. Il Cesena ha preso un giocatore forte che si chiama Guido Marilungo, che è reduce addirittura due crociati consecutivi. Non ha mai giocato nell'Atalanta, ha giocato ai noi a Varese e mi sembra che abbia lasciato subito un segnale di una certa consistenza. Ma quindi ci rimangiamo tutto quello che abbiamo detto a gennaio dell'anno scorso? No. Se tu prendi Caraglio, con tutto il rispetto, è un conto. Se invece di Caraglio prendi Marilungo, o prendi Ardemagni, o prendi chi per esso, gente sono discorsi diversi. Anche se non hanno giocato, ma andiamo gli al manca... telefono, chiediamo scusa per l'attesa. Pronto Rete 8 Sport, poi Sebastiani. Pronto? Pronto? Buonasera, chiediamo scusa per l'attesa, Ciao Massimo, sono Lorenzo Meratti. Ciao Lorenzo, la colpa è tutta di Paolo che purtroppo... Ciao, comunque saluto te e il mio amico, il carissimo amico Paolo De Carolis, che è un grande, è un grandissimo. Ascolta, io dunque stasera sono assolutamente... Dunque, volevo essere telegrafico, però l'analisi di Paolo Marchetti mi indurrà ad essere ancora più telegrafico, nel senso che sono completamente d'accordo su quello che ha detto poco fa, anche perché vi voglio ricordare una cosa, che oltre che un mese, come sapete tutti quanti, di sosta, e l'unica, la sorpresa di questa settimana non è stato solo il Pescara che ha perso, ma la Regina ha vinto a Bari, il Carpi di Ardemagna ha perso in casa, il Palermo ha stentato con il Modena, L'Avellino ha perso, l'Empoli ha perso a Latina, quindi, quindi probabilmente è anche un fattore che va al di là di quello che può essere poi il particolare. Ergo. Melatti. Sì, dunque Melatti, Lorenzo. Matti, mi sentivi? Sì, dunque sintetizzando. Sintetizzando io allora telegraficamente dico questo, Marino per me non si può contestare, chi cambi li sa lui come li deve fare perché lavora durante la settimana e per me rimane il valore aggiunto di questa squadra per Paolo Marino. E io ti ribadisco che questa squadra finirà il campionato tra i primi tre posti. Non dico altro. Grazie a Lorenzo Melatti. Grazie Lorenzo, all'amico Lorenzo. Lorenzo, gli vorrei chiedere, ma le squadre che hanno vinto non hanno pure beneficiato della sosta? Cioè, o vale solo per chi ha perso o pareggiato? Certo, non quindi, capisco. Quindi il discorso della Lanciano sosta, che ha vinto, insomma, il Latina che ha vinto, non ti va o il Cesena che ha vinto. Fernando, no, per rimanere... Fernando, tu sei troppo intelligente per non considerare che quando c'è qualcosa che non va in una condizione fisica, anche alcuni valori tecnici momentaneamente, quindi la forbice probabilmente si restringe. È un caso che dopo la sosta in qualsiasi categoria ci siano risultati sorprendenti, cioè non è che lo stiamo scoprendo io e te, da una vita succede questo. Io però il discorso che faccio è un altro, secondo me i risultati di 10 giorni. Ce la fai in 30 secondi che dobbiamo andare a pubblicità? I risultati sorprendenti. Se mi fai da un argomento all'altro, perché è importante, diamo aggiornamento, poi lo diamo, diciamo. Adesso, i risultati non lo sto collegato? Guardando, no. I risultati sorprendenti, voglio dire, io li accredito in buona misura anche al valore dell'organico, se è stato potenziato, se sono state fatte delle buone operazioni. E insisto, il Cesena che vince a mani basse
a Varese, è un Cesena che si è presentato con Marilungo, Bellingheri, sì. Gagliardini, certo. Che è un ragazzo molto interessante, eccetera. Quindi è un Cesena che ha messo delle frecce nel proprio arco. È normale che dal Quindi mio punto di vista... Stai discutendo il mercato del Pescara. No, sto dicendo che la sosta, come dice lui, può aver inciso, ma non è che tu hai riposato e le altre hanno giocato, dice, sai, trovi una squadra più pronta di noi perché, voglio dire, viene da un rendimento costante. Ho capito. Io guardo più, diciamo, quando il valore è più o meno lo stesso, io guardo molto all'aspetto tecnico ed è normale che laddove tu hai messo delle addizioni, è vero anche che c'è l'eccezione del Carpi. Sì. Però, voglio dire, quindi il mercato veniva... non ti soddisfa, insomma, ecco, detto in parole poche. Vabbè, scusa, ma devi dire qualcosa di... Sì, aveva più urgenza, ma il buon conduttore fa il furbo, perché vorrebbe farmi dire qualche cosa di forte. Vabbè, dimentica, scusa, detto, allora, che lunedì scorso io ho spiegato perché... tecnici, allora sì, ma io lunedì scorso ho detto che il mercato del Pescara... è difficilissimo da fare, perché la congiuntura economica è sfavorevole, l'ho anche spiegata, fin quando non escono... È difficile perché sul mercato italiano ogni acquisto va garantito con le fiduzioni bancarie. Ma anche perché tu non ti sei liberato... Sul mercato estero non succede. Non ti sei liberato di alcuni stipendi importanti che porti in eredità dello scorso anno. C'è un certo retaggio. L'ho detto lunedì scorso. Facciamo così, 22 minuti, ci dobbiamo fermare, doveri incombenti, come si suol dire, c'è qualche notizia? Stavi smanettando, si dice così, niente di... però Salviato domani ci siamo, insomma, no? Hai avuto anche tu la conferma, perfetto. Salviato domani firmerà prestito con diritto di riscatto dal Livorno, proprietario del cartellino, era stato a Novara, dunque classe 87, grande esperienza in Serie B, 5 campionati, 3 con il Livorno, in precedenza 2 con il Mantova. 22-3 minuti, ci fermiamo per pochi istanti, restate con noi, poi sentiremo una breve intervista realizzata nel pomeriggio di oggi con il presidente Daniele Sebastiani, non mancate. Vedendo sì. Beh, torniamo in diretta da studio alle 22.05, allora si allontana Ruben Oliveira, ci sono evidentemente delle difficoltà, probabilmente non lo stesso Oliveira sta aspettando il Livorno che sta operando un pressing deciso. 0-0 con Crotone Siena, hai visto che sembrava 0-0, dunque si allontana Oliveira nel mirino, insomma la pista più accreditata è quella che porta a Bianchi, Tommaso Bianchi, classe 88, di proprietà del Sassuolo ma in prestito al Modena, ci siamo Giovanni? Sì, credo proprio di sì, è un'operazione che si potrebbe chiudere nelle prossime ore, però tornando al discorso sui centrocampisti hanno anche diverse caratteristiche, credo, ecco. O no Pierpaolo, cioè Oliveira, Guana, Bianchi, che caratteristiche ha? Bianchi credo che sia abbastanza completo, io l'ho visto almeno un paio di volte, una mezzala, Bianchi è una mezzala, bravino tecnicamente, sempre fatto la mezzala, quindi nel 3-4-3 può giocare tranquillamente, voglio dire, nei due di centrocampo. Dovrebbe giocare nei due di centrocampo, anche se ha propensioni più per fare la mezzala. Guana è più specifico. Guana è più specifico per caratteristiche, per come ora gioca il Pescara. Ma a fianco a Brugman uno come Guana sarebbe. Può giocare sia al posto di Brugman, secondo me, e sia a fianco. Che notizie quindi abbiamo di Guana? Guana, l'ipotesi Guana che sarebbe, è concreta? L'ho detto un attimo fa, sarebbe un grande acquisto per il Pescara. Ma sbilancio. Tu che cosa sai? Al di là c'è delle... una trattativa in corso. Difficile? Considera che Giorgio ha lavorato 30 anni col Chievo, insomma, quindi insomma si potrebbe sa fare. Anche come muoversi, immagino. Si potrebbe che fare. Beh, sarebbe il rinforzo di spessore Guana, insomma, come detto. Il problema è convincere Roberto ad accettare la destinazione. Roberto Guana, un classe 81, se non vado errato. Non Harry. Ha compiuto 33 anni, credo, da poco. Quindi, comunque, insomma, non 80. È di Brescia. Non è di primo pelo. Visto che stai diciamo dando così. Tutti i dati, completo 80. Io. No, dico, non è di primo pelo. Nativo di Brescia. Anni. Nativo di Brescia. Allora, facciamo così, andiamo al telefono e poi magari leggiamo qualche considerazione su Facebook, che dobbiamo sempre sentire Daniele Sebastiani. 22:07 minuti, parliamo con... Pronto? Buonasera. Pronto? Sì, buonasera. Massimo, buonasera, sono Lorenzo da Venezia, ti ricordi? Lorenzo da Venezia, come no? Sì, adesso un flash. Come stai innanzitutto? Bene, grazie. Ma tu ci stai chiamando da Venezia? Da Venezia, sto quindi in streaming. Ci stai seguendo in streaming, grazie. Una buona serata a tutti i graditi ospiti. Professore, è un professore, vero? No, ma non sei, però allora ho sbagliato persona, scusa. Sono quello che quel giorno mi hai fatto conoscere il presidente a Loreto, ti ricordi? Ah, ecco, adesso sì, adesso ricordo. L'amichevole a Loreto. Delle sì, sì, la partita, il Memorial, credo che fosse. Memorial, sì, vabbè. Perfetto. Annata Zeman. Sì.
Senti, volevo proporre o fare una domanda, visto che non ci sono le condizioni economiche, questi problemi oramai generali dappertutto, ma vedo parecchi con proprietà, ma non pensi che sia il caso di azzardare qualche acquisto di qualche ragazzotto di buone speranze, veramente, cioè di fare di puntare un po' su queste persone che riescono a individuare questi talenti, di modo che da fare famosi plusvalenze. Questo io penso che si possa puntare poi nel futuro, perché visto che oramai queste problematiche economiche sono dappertutto, anche da noi, invece di fare sempre con proprietà, cioè puntare e rischiare su qualche ragazzo, tipo il fratello di Insigne, non so, faccio un esempio. Ho capito, va bene. Grazie Lorenzo, un abbraccio, seguici sempre da Venezia. Beh, insomma, però la comproprietà è sempre una forma di investimento importante. È chiaro che la Roma non è che ti può dare a cuor leggero un giocatore come Politano oppure lo stesso Caprari, insomma, due comproprietà importanti, sono state due operazioni intelligenti, sì o no, Giovanni? Beh, se parliamo di Politano, senz'altro. Se parliamo del mancato riscatto di Viviani, ci sarebbe forse da riflettere un po' di più, Massimo, perché comunque il nazionale Under 21 ha tanti margini di crescita. Ho capito, però soltanto il futuro ce lo dirà. Questo che dici è assolutamente vero, tant'è che c'è stata una profonda riflessione da parte dello stesso Giorgio Repetto, del presidente Sebastiani, però Viviani era arrivato al punto di voler giocare per forza, giustamente, perché nazionale Under 21, ma era chiuso da Brugman. Entrambi, secondo Marino, non possono giocare se non in qualche partita. Si può adattare Viviani a giocare al fianco di Brugman, ma solo in qualche circostanza. Quindi era una decisione da prendere in un senso o nell'altro. Ma è stato il ragazzo a chiedere di voler andare a giocare, per carità. No? Io parlavo come discorso generale. Avere la possibilità di riscattare la metà del cartellino di Viviani a cifre comunque molto 400.000 euro. È vero, questo è il grande rammarico, se vogliamo, no, Pierpaolo, magari, però momento in cui si è cambiato il sistema di gioco. Viviani è un patrimonio della Roma. Certo. Le grandi società, quando danno i giocatori in prestito, non li danno per farli stare seduti. Certo. Come è successo con la Juventus per Padovan, è successo con la Roma per Viviani. Oltretutto Viviani è un giocatore che qualcosina aveva già dimostrato, non è uno alla prima esperienza, è un nazionale Under 21, quindi è chiaro che se vede che tecnicamente non c'è spazio, comunque c'è poco spazio, la società proprietaria del cartellino preferisce riprenderlo e girarlo da qualche altra parte, dove probabilmente ha garanzie di un maggiore impiego o ha comunque gli strumenti per ottenere in qualche modo un maggiore impiego. Comunque, se ci pensate, sono state stravolte tutte le gerarchie di partenza, no? Perché doveva giocare, per dire, Pelizzoli, adesso invece è quello che era stato ingaggiato come terzo portiere dietro Pelizzoli, discorso, e Pignacelli è diventato il primo. Stessa cosa dicasi per l'attacco, Sforzini invece gioca Maniero. Il discorso del telespettatore è un discorso interessante, però ha un piccolo grande limite, che stai vincendo il campionato, no, provandoci, a parte questo, perché i giovani bravi costano. Il problema è che se compri un giovane paghi il cartellino, se compri un giocatore esperto magari non paghi il cartellino e ti accolli l'ingaggio, quindi gente che ti regali giocatori di talento. Beh, infatti, sarebbe bello nei campionati inferiori. È difficile trovare. Allora, andiamo ancora al telefono. Pronto Rete 8 Sport? Pronto Rete 8 Sport? Poi Sebastiano. Sì, parliamo con? Sono Francesco, Massimo. Ciao Francesco, ben risentito. Allora, qua questa sera sono emesse un po' delle situazioni che sono un po' veritiere, un po' contraddittorie. Sì. È vero, sta bene tutto, la squadra in effetti non ha giocato come avrebbe dovuto giocare, molto probabilmente il tecnico questa settimana, lui l'ha ammesso, non è riuscito a farsi capire, e molto probabilmente oggi, nell'amichevole di oggi, cioè nella partita che fanno nella giornata di allenamento, io ho visto i ragazzi che hanno ascoltato molto attentamente il tecnico, e durante il lavoro che hanno fatto un lavoro proficuo, molto in velocità, in rapidità, quindi la squadra ha incominciato a capire che la partita che doveva fare era quella di essere rapida, aggressiva, veloce, e oggi in allenamento questo l'hanno messo in atto, quindi sarà propedeutico per la partita che dovremmo fare sabato.
c'è da dire una cosa. Sì. Pierpaolo ha fatto velocemente un'analisi però, Francesco, velocemente della, per della situazione che si è perpetrata durante il mercato. È vero, Viviani non poteva rimanere perché doveva giocare. Però c'è anche da dire un'altra cosa, che noi abbiamo preso la metà di Politano che non l'avevamo. Anche qui, secondo me, la società ha operato bene, quindi abbiamo preso due giocatori, due con proprietà a metà, sia Caprari che Politano, che secondo me sono due ottimi giocatori di prospettiva. Perfetto, grazie Francesco, grazie per questa analisi. Tra l'altro c'è ricordare che la società aveva già preso la metà di Politano, l'ha conservata anche quella di Piscitella. E anche quella di Piscitella, sì. Allora, facciamo così, diamo uno sguardo alle riflessioni dei nostri amici su Facebook. Eccole qui, allora, sono tanti oggi, davvero. Per Luigi Esposito, vediamo un po' che cosa scrive. 8 minuti fa ha scritto, scusate, aggiungo anche che Marino, mettendo Caprari titolare da subito, senza conquistarsi il posto, non ha lanciato un messaggio negativo allo spogliatoio. Grazie, ne abbiamo già parlato, forse... No, ha un fondamento di verità questa considerazione, no Giovanni? Dicevi anche tu la stessa cosa. Ne abbiamo già parlato, Paolo parlava di Mascara, no? Come, no, oddio, Mascara. Forse Mascara, essendo insomma, l'uomo simbolo, sì, l'uomo spogliatoio non tanto. Più che altro è Cutolo, a meno che non ci siano, come dicevo anche Pierpaolo prima, insomma, delle strategie, no? Dietro a questa mossa. La società ancora una volta sta sbagliando il mercato di gennaio per fare il salto di qualità, e cioè andare in A senza passare per i play-off. La squadra ha bisogno di rinforzi, un terzino che sostituisca Balzano lo ha trovato, sì. Finalmente salviato quando è assente, anche se Ragusa ha giocato bene. Poi un centrocampista e un attaccante, basta continuare a sperare in Sforzini, è meglio anche per lui che cambi aria, ci vogliono giocatori di categoria, e poi il mister deve imporsi per acquistare i calciatori. Un saluto a Paolo De Carolis, purtroppo non ho scritto il nome. Io ricambio con solito calore e simpatia che contraddistingue, con stima immutata, no? questo diciamo programma altro. Certo, allora facciamo così, andiamo ancora alla nostra pagina Facebook. Si era bloccata Massimiliano Talento. Un saluto a voi tutti in studio con una sola certezza. Massimiliano Talento è il mio difensore. Non ce la facciamo più. Gioca con me il venerdì. Neanche a contestare. Molti allenatori competenti sono stati esonerati per molto meno. Da sempre a noi ci piacciono le squadre che giocano a calcio. Andiamo avanti, Emiliano Clivio. Sinceramente, scuse Trapani, Palermo, Siena ed Empoli in casa, in quale altra partita vi siete divertiti? Scusi, i match. In quale altra partita vi siete divertiti? Questa, insomma, è provocatoria, eh? C'è una... Non ho capito le partite. Allora, ritorniamo un po' su Clivio, che scriveva, ecco qui, escluse le partite contro Trapani, Palermo, Siena ed Empoli in casa, in quale altra partita vi siete divertiti? Lui dice che Marino non è un allenatore, sì, che fa calcio spettacolo. Che dite? Sai, il divertimento non può prescindere dal risultato. Sì. Allora, se noi partiamo dal presupposto che il risultato non ci interessa, allora valutiamo il divertimento. Ecco. Se invece valutiamo che siamo quarti in classifica e che ci stiamo giocando la vittoria del campionato, cioè io faccio fatica a capire come faccia il telespettatore di prima a parlare di esonero. Cioè, allora, o siamo... Non lo so. Cioè, autolesionisti. No, ma il divertimento va benissimo, ma se il divertimento non è accompagnato al risultato, cioè se è fine a se stesso, diventa una forma di onanismo calcistico. No, Massimo, potrebbe... Prego, Giovanni. Potremmo fare anche noi una domanda: quali sono le squadre che hanno divertito finora in Serie B? Bravo, io sono d'accordo con Giovanni. Quali sono? Palermo che è in testa, insomma, credo che abbia giocato quasi sempre. L'Empoli gioca bene il Crotone. Ha giocato molto bene il Crotone fino a un certo punto. Crotone ha giocato bene. Sono residui di Zemaniani questi. Di Zemaniani. Sì, sì, ma Zeman, dire, purtroppo tutti i residui di Zemaniani sono tutti residui. Si sta sentendo male Pierpaolo Marchetti. No, dico. Ma potete chiamare Federico De Carolis. Tutti residui di sostanza, di verità, non è che voglio andiamo dire, ancora, sono, andiamo sono ancora sulla nostra pagina Facebook. Giocava bene. Allora, Mattia Grappasonno. Cioè il Massimo. Sì, è un procuratore. Ciao Massimo, ma Ruben Oliveira, vista la sua discontinuità, è davvero utile alla nostra causa? Non si rischia che dopo tutto questo periodo entri in forma alla fine del campionato senza dare nessun contributo al Pescara? È quello che stavamo dicendo. Sulla partita di domenica non appoggio Ragusa praticamente terzino, dato che è l'ala più forte della Serie B. Non appoggio i cambi effettuati da Marino, ma appoggio, sempre appoggio, la sua sincerità quando dice che la sconfitta è avvenuta per colpa sua. Dopo la partita che ci siamo fatti
fatti questa estate. Ah, ecco, quasi quasi prenderei te come stopper difensivo. Ah, hai capito? Ciao Massimo, un abbraccio. No, ma stopper con i piedi buoni, volevo aggiungere. Allora, facciamo così. torniamo Massimo, in diretta. Abbiamo perso contro di loro, sì. E tu sei stato il peggiore in non campo. È vero, non direi proprio. 22-17, avevamo un impegno, dovevamo sentire Sebastiani un paio di minuti. Ascoltiamo Sebastiani. Settimana altresì fondamentale perché si chiude il mercato venerdì, lo ricordiamo, 31 gennaio alle 23. Il nodo del mercato, Presidente, va avanti da circa un mese tra troppe incertezze, a dire il vero. Ma non troppe incertezze, ci sono giocatori che noi abbiamo in mente di portare a Pescara, è chiaro che sono giocatori che stanno giocando in altre squadre ed è chiaro che non tutti sono poi nella possibilità di spostarsi, come è successo per un paio di giocatori che ci interessavano. Questo ci ha fatto un po' perdere del tempo, però sicuramente siamo attenti e pronti a fare quelle operazioni che ci serviranno. Ritengo, come ho sempre detto e come ho detto all'inizio di questa sessione di mercato, che questa sia una squadra già molto completa, quindi non è che dobbiamo fare o dovevamo fare granché. C'era questo discorso del laterale destro. A breve l'annuncio di Salviato, possiamo dirlo? Sì, sì, è il giocatore che vogliamo portare a Pescara. Spero, mi auguro che entro domani si possa chiudere questa trattativa e quindi possa arrivare prima possibile il ragazzo a Pescara. Con l'uscita di Viviani abbiamo detto che vogliamo portare un centrocampista per coprire quel buco che si è creato, e poi se dovesse uscire Vukušić, come detto, cercheremo di portare un giocatore anche lì davanti. Ancora sul mercato c'è la questione dell'attivo in Lega, è vero che sta condizionando le strategie della società? Ma nel modo più assoluto, questa questione dell'attivo in Lega mi fa sorridere. In Italia non c'è una sola operazione oggi che si faccia tra squadre italiane, e il motivo è semplice, molto semplice, perché le operazioni tra squadre italiane vanno garantite, e siccome non questo famoso benedetto attivo in Lega non ce l'ha nessuno, di fatto si comprano giocatori all'estero. Le squadre di Serie A, che dovrebbero essere quelle un po' più con disponibilità maggiori, non hanno sostanzialmente fatto un'operazione in Italia, cioè il motivo è questo qui. Le squadre di Serie B hanno preso giocatori che girano da una squadra all'altra, quindi non c'è bisogno né di attivo né di passivo, pertanto il mercato non risente assolutamente di questa situazione. È chiaro che se io volessi comprare Ibrahimovic probabilmente avrei bisogno dell'attivo in Lega, ma se devo prendere un giocatore che si sposta dal Cesena al Pescara o viceversa, non c'è bisogno di nessun tipo di attivo in Lega, a meno che non si voglia investire su dei giocatori giovani, come noi abbiamo fatto peraltro. E quindi questo fatto dimostra che gli investimenti li continuiamo a fare, e quindi se non hai soldi poi gli investimenti non li fai. Abbiamo dunque ascoltato il presidente Sebastiani, Massimo. Ti vedevo perplesso sul discorso dell'attivo in Lega. No, l'attivo in Lega, sono d'accordo con il presidente, quella regola comunque penalizza un po' tutti. Mi permetti una domanda dopo? Se si fa l'aumento veramente di capitale. Le domande le faccio io, comunque no. Ho capito, ma ho una curiosità importante. Sì, e qual è? Come mai hai nell'impaginazione, forse la cosa più importante? Lo so, purtroppo io sono così. L'intervista del presidente l'hai messa in coda. L'abbiamo già mandata in onda, vedi? Quindi, no. Diciamo, c'era chi la conosceva già della trasmissione, però so, funziona tu, la ma tu la vuoi, ma tu, cioè, la vuoi commentare? Ma, sì, ma io la posso anche commentare, ma francamente non resto basito del perché tu hai messo l'intervista a Daniele alle 22. Così, perché comunque tenere incollati delle spettatori, se mi dai 20 secondi, ma non credo che sul fosse discorso dell'attivo in Lega e delle fideiussioni, l'avevamo appena detto. Sì. La cosa interessante che mi sembra emergere dalle parole di Sebastiani è che loro parlano di un rinforzo a centrocampo che prende il posto di Viviani, e siccome Marino considerava Viviani l'alternativa a Brugman, questo vuol dire che non, il giocatore che cerca il Pescara è un giocatore di qualità, sì, e quindi non può essere né Oliveira né Guana, e secondo me non è detto che faccia più ruoli. Io credo che Marino ha sempre detto che Viviani e Brugman non potevano giocare insieme, quindi erano alternativi l'uno all'altro. Le parole del presidente si debbono intendere in questo senso: siccome esce Viviani, che come ruolo è un centrocampista, noi andremo a prendere
un altro centrocampista. Viviani tu l'avevi preso all'inizio pensando di giocare in un certo modo, ora sai benissimo come stai giocando e come continuerai a giocare, quindi... a maggior ragione hai la calibratura per decidere, diciamo, anche le caratteristiche compatibilmente con il mercato. Sempre aziendalista, anche se nel ruolo di mediano filo societario, filo societario Fernando Arbotti. Allora andiamo sulla pagina Facebook. Guana, se dovessi arrivare, è un giocatore che per caratteristiche può coprire tutti e due i ruoli. Ma quello è un giocatore eclettico. Hai Rizzo, hai Nielsen e hai Zuparic che ha dimostrato di poterlo fare molto bene. Allora, parte se esce Vukušić prenderemo un altro attaccante, ma non necessariamente con le caratteristiche di Vukušić. Vukušić, pista olanense, anche lui, via Parma? Ti risulta? Vabbè, tanto si è parlato di questa possibilità, non credo che sia chiusa. E chi arriva? Però. L'attaccante chi è? Non lo sai? Non lo so. Domani lo leggiamo sul quotidiano centro. No, vabbè. Allora, andiamo sulla pagina Facebook e poi parleremo del Trapani che ha battuto il Padova 2-1 venerdì nell'anticipo della prima giornata del girone di ritorno. Antonio Di Loreto, 6 minuti fa, ha scritto: caro Pierpaolo, Marino è da molto che non fa più l'allenatore. Vabbè, è stato fermo un anno. Prima di... Ma perché non ce l'ha proprio con te, scusa Pierpaolo? Cioè, non so, cioè, quattro persone vuol dire non fa più l'allenatore? Cioè, non è... come interpretare questo messaggio? Non lo so. Non lo sai? Non ho capito. Vabbè, magari invitiamo Di Loreto. Immagino che voglia dire che non è più un allenatore di livello. Un certo livello, immagino. Però... Andiamo al telefono, abbiamo 4 minuti e parleremo anche del Trapani, insomma, che viene da 9 risultati utili consecutivi. 6 vittorie e 3 pareggi, la squadra più in forma dell'attuale momento. Bene. E gioca anche bene. Giocano bene, certo. Il Trapani è una di queste. E tu poi magari consiglierai la strategia più... Chi è Boscaglia? No, a Marino, no. Volevi... No? Marino è di Marsala. Ah, ok. Cioè, vabbè, Marsala, andiamo al telefono. Pronto Rete 8 Sport. Non credo. Io lo provoco. Lo provoco, Fernando. Andiamo al telefono. Pronto, tra poco Massimo? Tra poco ne parleremo. Andiamo al telefono, pronto? Pronto, Massimo, buonasera. Sono Vincenzo da Pescara. Carissimo Vincenzo. Ciao, un abbraccio a te e ai tuoi ospiti, in particolare a Giovanni, che rivedo molto volentieri. Sì. Senti, una considerazione velocissima da fare è questa. Sì. Guardando la classifica, tolto il Palermo e l'Empoli, partendo dall'Avellino fino al Varese, che è al 14° posto, ci sono soltanto 9 punti. Quindi, nonostante tutto quello che avete detto, che è assolutamente giusto, senza tornare sulla partita di Castellammare di Stabia, io credo che ci sia tutto il tempo assolutamente per poter recuperare. Credo che a questo punto, se riuscissimo a prendere giocatori, adesso non so se sarà Salviato, Tommaso Bianchi, sì, Guana, ma che ci consentiranno di fare il salto di qualità, credo che Pescara possa sicuramente dire la sua. Per quanto riguarda questo campionato, un'ultima chicca: sì, Vladimir Weiss passa dall'Olympiacos dopo 6 mesi, va a giocare in Qatar. Sì. Raiola e i soldi Docet. Buona serata a tutti. Grazie Vincenzo. Buonasera. Grazie per aver accettato il nostro invito. Allora, 22:25, diamo lo sguardo alle immagini più importanti di Trapani Padova. 2-1 il verdetto finale. Trapani che ha cominciato benissimo questa partita che si è giocata venerdì, era l'anticipo della prima giornata del girone di ritorno. In vantaggio subito il Trapani, cross di Gambino, meglio invito in mezzo e gol di Basso che spiazza il portiere Mazzoni, riuscito soltanto a deviare il pallone che naturalmente si è infilato alle sue spalle. Rivediamo l'azione proprio all'inizio della partita, è stato un avvio direi deciso, determinato, veemente da parte dei siciliani di Roberto Boscaglia. Davvero una grande squadra, una matricola terribile. Qui il gran destro al volo di Gambino con la palla che scheggia la traversa della porta difesa da Mazzoni, sempre dunque in costante protezione offensiva la squadra siciliana, ma c'è la replica del Padova affidata a Pasquato, il suo destro che sorvola la traversa della porta difesa da Emanuele Nordi, e poi il secondo gol del Trapani, l'errore di Benedetti, se ne va in contropiede tutto solo Matteo Mancosu, elude l'intervento del portiere
portiere del Padova e deposita il pallone nella porta praticamente sguarnita. È il quindicesimo centro stagionale per questo attaccante che soltanto due stagioni fa militava nella Vigor Lamezia. Lo scorso anno ha contribuito in modo determinante alla promozione del Trapani in Serie B. Davvero una rivelazione. Qui ci prova Pasquato, grande intervento di Emanuele Nordi, un riflesso direi prodigioso da parte del portiere trapanese, ex tra l'altro del Teramo qualche stagione fa. Poi ancora Padova con Pasquato, Pasquato che ha giocato sicuramente un'ottima partita, il suo sinistro in questo caso centrale, nessun problema per l'estremo difensore del Trapani. Qui ancora la formazione veneta con un colpo di testa di Riccardo Improta, l'acquisto del mese di gennaio, ex Lanciano, ma il Trapani sfiora il terzo gol con Abate, se la prende con il terreno di gioco, forse falso rimbalzo del pallone, aveva fatto tutto molto bene, poi ha incrociato troppo, meglio, ha allargato troppo il compasso. E qui il gol di Tommaso Rocchi che accorcia le distanze proprio nel secondo tempo, colpo sotto, no? Molto delizioso, vero Giovanni? Un po' quello che fai tu quando giochi a calcio, però tu sei mancino. Davvero un gran gol quello di Tommaso Rocchi, ma non servirà a nulla, questo al 33esimo del secondo tempo. Trapani batte Padova 2-1, è la squadra più in forma dell'attuale momento, 6 vittorie e 3 pareggi. Come gioca il Trapani lo sappiamo, 4-4-2, tornerà Cristian Terlizzi, da te assistito. Sì. Finalmente sappiamo che c'è un giocatore, no, perché ce l'ha detto Cristian. Tornerà, sì. Che tu le tue segrete giocare. Cose, eh? Dovrebbe giocare. Giocare. Come sta? Sta bene. Vabbè, ma arriva sempre motivato, no? In che senso? Torna motivato all'Adriatico. Credo che sia motivato in tutte le prestazioni che offre. Sì, eh? Poi chiaramente il giudizio tocca a chi, è deputato alla valutazione. Senti, bisogna stare attenti al contropiede del Trapani, no? Ma non credo che il Pescara concederà quello che ha concesso il Padova partendo al buon Matteo Mancosu da metà campo con la difesa schierata in quel modo. Non mi ricordo gol del Pescara presi così, cioè, anche quando Con l'Empoli, con l'Empoli in superiorità numerica. Ma non così, voglio dire. Loro sono molto bravi a mettere questa palla indietro andando sul fondo per l'inserimento dei centrocampisti. Sì, perché loro fanno bene la rotazione. E lì hanno fatto diversi gol, credo anche con Lanciano abbiano fatto gol così. Sì. E quelli sono palloni difficili perché la difesa tende a schiacciarsi un po' e devono lavorare bene i due mediani, credo. Saremo a vedere quello che accadrà. Speciale calcio mercato su Rete 8 Sport con Paolo De Carolis quando? Senza filtro, mercoledì, speciale calcio mercato, mercato coperto. Ci sarai tu con me, ho l'onore di averti. Pensa un po' che coppie. Avere al mio fianco te, parleremo di calcio mercato, quindi mercoledì, ricordiamo, alle 21 su Rete 8 Sport, giovedì su Rete 8 Sport alle 23. Perfetto. E poi probabilmente, ma questo lo vedremo solo domani, lo sapremo, probabilmente le ultime ore di calcio mercato anche venerdì. Perché si chiuderà venerdì alle 23. Giovanni? E io e te ci saremo. Certo. C'è qualche conferma della possibilità di scambio Sforzini Bianchi. Sforzini Bianchi? Modena avrebbe richiesto Sforzini. Però Sforzini si è dobbiamo lasciato, verificare. Si è lasciato. Scusate, benissimo. Modena Pescara è stato fischiato. È vero. Peso. A me non risulta. Infatti, ho detto, è un'indiscrezione. Grazie a Paolo De Carolis, Giovanni Tontodonati, grazie a Fernando Arbotti, per Paolo Marchetti, velocemente per Paolo che c'è. Paolo, velocissimo, non c'entra niente. Oggi è la giornata della memoria, ci abbiamo messo tanto per riconquistare un briciolo di civiltà, non la buttiamo via. Grazie. Sottoscriviamo tutti, 22:30, grazie a Vincenzo Guidotti, a Dino D'Angelo, tra poco dopo la pubblicità, 22:45, il calcio a 5 stelle, appuntamento imperdibile del lunedì con Roberta Valerio e Sergio Zappalorto. Grazie e buona serata.